were in high school. Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, oggi non sono in pigiama, ragazzi, come vedete sono già pronta perché stiamo per uscire. Allora, avremmo dovuto andare all'incontro, come vi avevo già accennato nello scorso video, con il muratore lì in cantiere, però ci hanno dato un messaggio che lui sarebbe disponibile prima. Infatti dovevamo vederlo a mezzogiorno e niente, adesso abbiamo deciso di andare così per le 10:30, è già un po' tardi. Infatti questa mattina non ho preparato nessuna colazione perché andremo a fare colazione fuori e infatti passeremo dalla pasticceria dove andiamo sempre, faremo colazione e poi subito in cantiere perché dobbiamo definire alcune cose e quindi parliamo direttamente con il muratore che praticamente ha fatto quasi tutta la casa. E quindi niente ragazzi, allora non registrerò sicuramente perché dobbiamo proprio definire proprio tanti dettagli tra l'altro, per cui ci vorrà sicuramente un po' di tempo e non posso certo mettermi a registrare tutto, però quando poi tornerò vi racconterò com'è andata. Allora, adesso mio marito è già andato a recuperare la macchina, ci sarà con noi anche Jessica questa mattina e niente, ci aggiorniamo più tardi e non vedo l'ora di raccontarvi le ultime novità. A dopo! Jessica. Ragazzi, sono appena rientrata a casa, ma adesso dovrò uscire subito perché comunque sono passata da casa perché a parte che avevo una sete pazzesca e poi sono venuta a prendermi una pastiglia di reactine perché non so se oggi, essendoci un po' di sole, è esplosa veramente questa allergia e quindi non ce la facevo più neanche a parlare, mi sentivo proprio la gola a stringere, per cui adesso ho preso reactine, per cui tempo mezz'oretta e dovrei stare meglio. Comunque sono andata a fare anche un po' di spesa, ma proprio giusto due cose perché mi servivano, più che altro le crocchette per i gattini perché le avevo finite, per carità, guai altrimenti la notte non ci fanno dormire se non hanno le loro crocchette. E poi Jessica è andata un attimo da mia mamma perché l'ha chiamata non so per cosa. Ma adesso dovremmo uscire di nuovo perché ragazzi, allora adesso poi nel pomeriggio vi racconterò tutto con calma e dobbiamo andare velocemente alla ricerca di alcune piastrelle per quanto riguarda terrazzo, lavanderia e poi è la scala, ragazzi, la scala. Vabbè, adesso no, terrazzo no. Vabbè, adesso poi vi racconterò con calma perché
sono un po' così nel pallone perché quando uno fa le cose di fretta poi non ragiona mai come si deve. Quindi adesso sistemo queste due cose, nel frattempo che aspetto Jessica, mio marito è rimasto in macchina, così andiamo a vedere magari dal Rummer Lane, così se c'è qualcosa che ci possa piacere, o altrimenti domani, al mattino no perché è chiuso, nel pomeriggio andremo, così faremo un salto dove abbiamo già acquistato sia la pavimentazione che i bagni, per cui vorremmo anche andare a vedere lì. L'unica cosa, ragazzi, è la scala. Io avevo un'idea particolare, ma tutti no, ma sapete che io più sento il no e più io lo devo fare. Boh, non so, non lo so, ragazzi, sarà una bella lotta. Comunque, adesso sistemo queste cosine perché ho preso proprio due cose, i tovaglioli di carta che li avevo finiti. Poi, ecco, l'unica cosa che ho preso sono due scatole di caffè, guardate, perché, non lo so, sparisce con piacere, eppure Jessica non lo beve più. Mio marito ne beve malapena uno al giorno, il che vuol dire che tutti gli altri li bevo io. Ok, questo non va bene, ma adesso ne approfitto perché tanto non ho più quella frenesia, quell'ansia addosso. Sarà a merito degli integratori che prendo, la notte dormo super bene e continuo a prenderli malgrado tutto, anche se cioè, sto molto meglio, però li prendo lo stesso. E poi niente, ho preso anche un pacco di biscotti, magari per quando viene Angelichina che fa merenda, non è che lei fa chissà quale merenda, se non lo yogurt, qualche biscottino ogni tanto. Non avevo più nulla in casa, per cui ho preso anche questi. E niente, ragazzi, adesso sistemo queste due cose e nel frattempo spero che Jessica arrivi, così facciamo un salto da Leroy Merlin. E poi oggi vi racconto tutto quanto, e ovviamente dopo pranzo, perché quando arrivo a casa poi devo cucinare, perché oggi non ho nulla di pronto, quindi devo fare tutto molto velocemente. A dopo. Allora, ragazzi, rieccomi, siamo appena rientrati a casa. Qui c'è sempre la mia montagna di caffè che devo ancora sistemare. Mio marito è andato a portare la macchina in garage e pensate un po', non devo fare altro che preparare il tavolo, perché la mia mamma mi ha preparato una bella teglia di pasta al forno già cotta, cucinata, preparata, tutto quanto. Dobbiamo solo sederci e mangiare, mamma mia. Veramente oggi è stata una manna dal cielo, perché altrimenti avrei dovuto mettermi qui a cucinare ed è già molto tardi. Quindi adesso preparo il tavolo velocemente, così pranziamo, poi loro sicuramente andranno a riposarsi un po', anche se Jessica mi ha detto che oggi si vuole mettere i fornelli, mamma mia, infatti farà lei. Oggi io mi riposo tranquillamente, non faccio nulla. Siete abituati a vedermi nei video sempre in cucina, ma oggi ho deciso di non fare niente, se non più tardi farò l'impasto della pizza, così questa sera faremo la pizza e non sto lì a cucinare chissà che cosa, quindi una cosa molto veloce. Adesso niente, preparo tutto quanto, pranziamo e poi vi racconto quello che ci hanno detto lì in cantiere e quello che ancora dovranno fare. Volevo farvi vedere l'impasto della pizza che ho preparato. Come vedete ci sono già le bolle. E niente, adesso comunque andrò a coprirla con la pellicola, dopodiché la farò lievitare per un altro po' e poi andrò a preparare le pizze per questa sera. Non vi lascio la ricetta perché tanto la trovate sul canale. Rieccomi, allora finalmente 10 minuti di completo relax e tranquillità, ragazzi, perché ho fatto tutto di corsa, malgrado ho fatto anche in fretta a riordinare la cucina perché oggi ho trovato tutto pronto, per cui non ho sporcato nulla. Tra l'altro ho fatto anche già l'impasto della pizza, che è sempre il solito, lo trovate sul canale, per cui non ve l'ho lasciato. È uno dei primi video che avevo postato su YouTube. Adesso non mi ricordo quale, se poi lo trovo ve lo lascio in info box. Comunque l'impasto è sempre quello. E niente, mi sono poi fatta appunto questa bella tazza di tè caldo al limone, che è buonissimo, questo me l'ha dato mia mamma ed è veramente buono. Comunque il tempo si sta annuvolando, mi vedete sempre nella stessa postazione, adesso ci sarà quella signora che si arrabbia, però ragazzi, siccome sulla poltroncina c'è Ozzy e sulla sedia c'è Ollie,
ho preferito lasciare lì tranquilli perché altrimenti poi iniziano a correre come matti e per carità. Allora, volevo raccontarvi dell'incontro di questa mattina. Praticamente abbiamo fatto un po' il punto della situazione e il muratore ci ha detto che si fermerà 3-4 settimane e in queste settimane deve finire tutto, da quello che ho capito, praticamente l'interno della casa. E niente, allora, per quanto riguarda il terrazzo, ha detto che metterà le piastrelle che ci sono anche in casa. Infatti, noi avevamo preso una metratura in più proprio perché la signora ci aveva detto che quel tipo di piastrella andava bene sia per l'interno che per l'esterno. Ma comunque sono contenta perché dal corridoio poi cioè, praticamente il corridoio porta proprio sul terrazzo e quindi ci sarà questa continuità. E io era l'effetto che volevo praticamente, per quello avevo voluto tutto uguale. E anche se l'architetto in un primo momento ci aveva detto che non andavano bene, che preferiva una piastrella più lineare, un po' mi era dispiaciuto, però invece il muratore ha detto che si può mettere benissimo, quindi di questa cosa sono contenta. Poi, ragazzi, siamo stati da Leroy Merlin e io ho trovato una cosa fantastica, e cioè il lastrone della cucina, ma veramente, veramente bello. Infatti, sono sicura che prenderò quello, anche se domani andremo nel negozio, dove abbiamo acquistato sia i rivestimenti che la pavimentazione. Andremo a dare un'occhiata anche lì perché comunque. Ho visto che da Leroy Merlin i prezzi non sono bassissimi, eh? E comunque domani nel pomeriggio andremo a dare un'occhiata perché praticamente dovremo comprare ancora delle piastrelle per quanto riguarda il locale della pompa di calore perché è bello ampio e fa anche un po' da ripostiglio, da cantina, ecco. Quindi dovremo comprare quelle piastrelle, poi il lastrone sia per la mia cucina che per quella della mia mamma, l'abbiamo già visto, è sempre più o meno uguale, ma ovviamente una tonalità diversa, proprio per non fare tutto uguale. E poi, cos'è che ci occorre ancora? Ah, alcune piastrelle del bagno sotto, anche lì. Allora, io avevo ordinato un tipo di piastrella, allora ve lo dico tanto, avevo preso Calacatta, però era molto più tenue, invece quella che mi hanno dato è molto, cioè, intensa, è bellissima lo stesso, anche perché sapete che io ho sempre detto che seguo quella ragazza russa che sta facendo casa e quindi combinazione, il suo bagno è perfettamente uguale al nostro e quindi un po' questa cosa mia, perché vedendolo da lei poi mi è piaciuto, anche se in un primo momento ho detto mamma mia, ma cioè, è veramente intenso. Comunque è lo stesso molto bello e infatti dovremmo prendere qualche piastrella in più perché nel bagno sotto praticamente abbiamo ricavato il sottoscala per mettere la lavanderia. Non ho voluto sprecare una stanza per fare la lavanderia, quella stanza lì farò poi una cabina armadio, ma forse ve l'avevo già detto. Quindi nel sottoscala ci starà appunto, perché è molto ampio, la lavatrice, l'asciugatrice, vabbè, poi tutte la seta stiro, insomma, tutto quanto fa anche un po' da ripostiglio. E quindi dovremo cercare appunto le piastrelle per quel locale lì, che saranno simili a quelle del bagno, sempre per dare continuità. E poi, allora, ho fatto spostare alcune prese, soprattutto nell'appartamento di mia mamma, perché in una parete dove va messo il frigo, poi si fa un po' fatica ad accendere la luce, per cui abbiamo fatto spostare quella presa. Tra l'altro mancava anche la presa di corrente, insomma, l'interruttore dello scaldasalviette al bagno di sopra, quindi abbiamo fatto notare anche quello. E poi, ecco, le prese di corrente sul top della cucina che in un primo momento non le volevo, però ragazzi sono utili, quindi non lo so, ho preferito farmele mettere sia a casa nostra che a casa dei miei genitori, anche se io poi volevo, sapete, il top con non so come si chiamano, comunque la presa di corrente che schiacciando sale e si può, e ci sono i vari interruttori, insomma, non so se mi sono spiegata. E che altro?
La scala, pensavamo fosse da capitolato, no, la prendiamo noi, anche lì, la scala, ragazzi. Sapete che io avevo un'idea un po' così diversa e tutti quanti no, 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 non va bene, no. Però quando io più sento no, non so perché mi viene proprio voglia poi di farla a tutti i costi. Non lo so, comunque abbiamo due opzioni, devo dire che sono belle entrambi. E niente, l'unica cosa dovremmo fare in fretta ad acquistare queste piastrelle perché poi comunque ci vogliono 15 giorni tutti e il muratore ha detto che si fermerà 3-4 settimane e in queste 3 o 4 settimane deve finire tutti gli interni della casa, per cui dobbiamo fare assolutamente in fretta. Ecco, queste sono le novità praticamente, abbiamo proprio visto le ultime cose, il battiscopa lo prenderemo noi, ma sicuramente andrò con Omar perché lui l'ha già preso e quindi niente, andrò con lui così vado a colpo sicuro. E nient'altro ragazze, praticamente la casa si può dire che è finita, ovviamente se ci lavorano è finita, adesso è da prima di Pasqua che i lavori sono fermi, per cui siamo sempre lì e le cose vanno alla lunga proprio perché comunque non c'è un lavoro continuativo, però adesso il muratore ci ha assicurato che lui terminerà tutto. Niente, io ho sempre la mia voce che fa una gran fatica ad uscire per via di questa allergia. Oggi ho preso la pastiglia, sembrerebbe vada un po' meglio, però comunque c'è sempre questa cosa alla gola che è fastidiosa. Adesso non so se aspettare Jessica, comunque mi metterò a fare qualcosa di sicuro perché ho ancora tutti gli indumenti da lavoro da lavare e tra l'altro non potrò neanche stendere fuori perché tra un po' verrà giù il diluvio. E quindi niente, adesso mi sistemo un po' casa e noi ci vediamo più tardi. Allora, questo è l'impasto lievitato. Adesso spero che mi sentiate perché c'è Jessica che sta parlando al telefono e quindi non so, mi pare che si senta solo lei. Comunque, adesso andrò a metterlo nella teglia, dopodiché, più tardi poi lo infornerò. Allora, questa è la torta che sta facendo Jessica. Non mi ha aspettato perché volevo darvi la ricetta, ma Scusate, non lo sapevo. vabbè, la daremo poi la prossima volta. Questa è una torta Questa è, sana. sì, no, è la torta brasiliana fatta con il cioccolato e il caffè. Ah, c'è anche il caffè? C'è anche il caffè. Allora, la torta per me. Guardate che roba. La prossima volta vediamo la ricetta. Dai, metti nella teglia. Che solo Ok. sentire il profumo. Allora, volevo farvi vedere il metodo di Jessica per mettere la farina, guardate. Cioè, voglio Pulire i dire. lati perché così. Ah, così si fa, giusto? Ma allora Cioè, ma io, boh. se non sporchi il piano, cucini solo a metà. Sì, aspetta che mi faccio la mia nuova cucina nella casa nuova e tu ti faccio cucinare in Vedi? mezzo ai campi. Guarda che bella, fatto. No, vabbè, ma guardate cosa ha combinato. Vabbè, Vabbè, dai, passi uno metti straccetto uno dopo straccetto, ed è ok? finito. Guarda che roba. Potevamo dare la ricetta. Ma scusate, ma io che ne Ma come sapevo? sei stata al telefono 4 ore? Ti ho detto aspettami che Ma arrivo. perché avevo fame, ho detto, non pensavo che tu volessi fare il video. Ho detto, aspettami che arrivo, vabbè, mi porto avanti. Vabbè, dai, inforna. Intanto vi faccio vedere, qui ho preparato la pizza con le cipolle, perché non mi va di mangiarla col pomodoro. È più buona con le È cipolle. buonissima. Niente, adesso aspettiamo un po' e poi in forno, più tardi. Tanto è già tutto pronto. E nel frattempo Jessica inforna la torta e appena poi la Forse. torta è pronta, inforniamo poi le pizze. Guardate com'è meticolosa, 150. Il cioccolato No, non si spreca stavo dicendo niente. 150 Cose da cucchiai da lavare. lavare, ma non importa, tanto lavi Ma tutto tu. io no. Ecco Ecco qua. qua. Adesso si apre da sotto e piango. Non mi stupirei. Ma guarda, devi pulire, aspetta, devi pulire lì, che cos'è? Un pezzo di burro, sennò poi sporca tutto il forno. Mamma mia, guarda che belle mani. Che arte! Saba della Sei zorza. da zozza! Ecco.
Va bene, il forno, dai. Il forno, Dai. togli un po', guardate. Da sotto perché sennò. Sì, eccoli. Vabbè. Wow. Se avete dei bambini ci fate anche i disegnini prima di lavarli, così loro giocano e sono contenti. Mamma mia. Creatività questa. Vabbè, chiudo tutto, dai, che è meglio. Ma e questo Allora, cos'è? Cioè, questi... hai preso Una una bustina bustina! di lievito. No, io non Questa ci si credo. mette tutto a posto, tranne questa. Questa non si mette a posto. Questa ne troviamo Le una noccioline le metti a posto. predisposizione migliore nel mio stomaco. Grazie. Guarda, Magari ci meglio. decoro la torta dopo. Meglio quando sei a dieta, ma. Vero? Sì. Concordo. Fai molto meno danni. Ma vabbè, mamma, sono danni Mamma. buoni questi. Guarda, queste le mangerò io adesso, ma non le mangio perché le decoro, ci decoro la Ok, torta. Ecco, vabbè. Mamma mia, io scappo, vado di là così almeno non vedo tutto brava. questo. Ottimo. Ora devo cercare un posto dove poter mettere la pizza, nel frattempo che cucina la torta, ovviamente così lievitare ancora un po'. Ma che stai facendo? Mamma mia, ma oggi non esci, no, vero? Me la sono presa di riposo oggi. Per te, ma non per me. Vabbè. Ecco, adesso ho finito di fare rumore. Prego, vuoi parlare? No, niente, non devo dire niente, adesso metto via la pizza. Ottimo. Altrimenti sei capace che te la mangi anche cruda. Ah, sì. Allora, ragazzi, eccomi qui. Ora terminerò il video, così finalmente vado a infornare le pizze, dopodiché ceneremo e poi mi metto lì, mi guardo un bel film e c'è già Olly qui vicino a me che oggi è brava, particolarmente tranquilla e silenziosa, cosa che non succede quasi mai, però non lo so, ha molta paura della pioggia, infatti quando iniziano i tuoni non la vediamo più. C'è stata una sera che veramente ero presa dal panico perché ho detto magari è uscita fuori, non so, mi sono spaventata tantissimo. Si era poi messa in una scatolina nel ripostiglio perché lei ha veramente tanta paura dei tuoni. Perché quando noi l'abbiamo trovata nel giardino di fianco alla casa dove abitavamo prima, era terrorizzata, era tutta bagnata, infatti stava morendo, poverina, perché era messa proprio male. Aveva pochi mesi. Era proprio terrorizzata dalla pioggia e quindi si era proprio buttata giù dal muretto per venire da noi. E questa paura le è rimasta, poverina. Va bene, ragazzi, adesso niente, chiudo il video perché altrimenti durerà chissà quanto. Ecco, volevo raccontarvi, non so se forse ve l'avevo accennato prima, ieri sera ho ricevuto un commento da una signora, un commento poco piacevole che mi ha praticamente inveito, nel senso che mi ha detto che io metto online video solo a settimana e in quel video pubblicizzo sempre qualcosa peggio di Mediaset. Vabbè, allora è vero, io metto un video a settimana, massimo due perché purtroppo non ho tempo e ovviamente accetto le collaborazioni come vi ho sempre detto, proprio perché voglio andare a riempire un po' il video perché altrimenti mi metto davanti alla telecamera, parlo, parlo, parlo e non vi faccio vedere nulla. Invece, facendo la collaborazione, mi dà appunto l'opportunità di farvi vedere qualcosa. Quindi io continuerò a collaborare perché comunque sapete che a me io sono un po' creativa e quindi mi piace fare questo genere di video. La signora mi ha detto anche che non ho rispetto per i miei iscritti in questo caso, al che poi sono andata a vedere, penso che abbia anche lei un canale che non decolla molto, forse perché è più propensa a criticare i canali degli altri e a lavorare poco sul suo, probabilmente. Comunque, niente, sono andata a vedere anche gli iscritti perché erano visibili, è iscritta al mondo intero, tranne che a me. Per cui niente ragazzi, non gli ho dato neanche risposta e l'ho salutata praticamente. Vabbè, niente, volevo soltanto avvisare la signora che se non le va bene di cambiare canale perché comunque io continuerò a fare collaborazioni perché per il momento mi servono proprio per arricchire i video. Tutto qui. E poi tra l'altro mi ha fatto un piacere immenso perché in tantissime mi hanno scritto che hanno comprato l'aspirapolvere di Miuzzi proprio perché c'era un'occasione particolare e il prezzo era ottimo, veramente ottimo. E
E poi credetemi che quell'aspirapolvere è davvero eccezionale, per cui mi ha fatto un immenso piacere, ecco. Niente, ragazzi, adesso mi è venuto in mente, per cui ve l'ho raccontato e nient'altro. Adesso vado ad infornare le pizze così finalmente ceniamo e poi veramente questa sera mi voglio rilassare un pochino perché malgrado tutto anche oggi è stata una bella giornata piena. Va bene, io vi mando un mega bacione, noi ci vedremo molto presto in un prossimo video. Spero proprio di riuscire a farvi vedere il bagno che c'è al piano di sotto ultimato. Ovviamente io vi farò vedere soltanto il rivestimento perché finché non ci saranno le porte non metteranno tutti i vari accessori. Questo per carità, anche perché con quello che costano non vorrei mai che portassero via tutto. Bene, un bacione grande e alla prossima. Ciao a tutti! Small.